Ciao a tutti ragazzi, buon lunedì e bentornati sul nostro canale con una nuova reaction. Oggi faremo la reaction alle canzoni trash napoletane dei bambini. Dei bambini, degli adulti, tutti. Di tutti quelli che volete voi. Abbiamo preparato i nostri quadernetti con delle diciture. Sì, perché daremo anche i voti, raga. Cioè, non ci soffermeremo solo a guardare i video, ma daremo i voti in bellezza canzone, bellezza video e bellezza testo. Esatto. Poi c'è intonazione. E questi qua sono tutti 10 punti. Però poi ragazzi c'è il requisito principale per essere una canzone di tutto rispetto, che è il trash. Il trash. Anziché 10 punti, il trash vale ben 50 punti. Anzi, il trash 60. Il trash 60. Dai, perché così almeno arriviamo a 100, capito? Va bene, capo. Allora, raga, prima concorrente di oggi, Elettra. Con Inizio così. Inizio così. Musica. Inizio così, questa è la mia vita. Scusa. Inizio così, questa è la mia vita. Anche il testo, cioè. Ma è truccata. È truccata. Sta facendo un video musicale. Cosa fa? In pigiama, scusa, eh? Ha 5 anni. Mi chiamo Elettra. Sono diretta. È diretta, Vito. Oh mio Dio, cosa sto allora, guardando? Intanto, però, intonazione c'è. Ma c'è l'autotune. Intonazione c'è. Ho capito, ma l'autotune. Ok, va bene, hai ragione, c'è l'autotune. Però comunque si sente. Potrebbe essere anche che dice: sono diretta! Non voglio studiamo, voglio educa. Tutto no, tesoro. Allora, nei video neomelodici napoletani dei bambini c'è sempre la frase che loro non vogliono studiare. Sempre. È meglio che studi, Elettra, fidati di me. Mi sento come una diva. Bastarda un po' birichina. Bastarda. Tutto bastarda. Ma come bastarda? Io mi immagino quello che ha scritto il testo per una bambina. Bastarda. Cioè, no, dai, anche no. Tutte le mie amiche. No, amico, comunque il video fa schifo. Allora, raga, video assolutamente discutibile, però lei è brava, eh. Non me voglio innamorare. Non me voglio innamorare. Ci mancherebbe altro. Voglio cantare con mamma e papà. Ma che carina, vedi, voglio cantare per mamma e papà. Sta prendendo punti. Bello il testo. Le gocce di Gucci voglio cantare. Quello non è Gucci comunque. Quello è Sgucci. Quello è Sgucci. Chiamo Elettra. Molto furbetta. Attenzione, colpo di scena. Non mi voglio innamorare, però. Innamorata. Ma che normale è la mia età. L'ha scansato. Che... No. Bene queste riprese qua finali. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento dei voti. Bellezza canzone. Io do 8, raga, come bellezza io canzone. Io do la sufficienza, 6. 6. Bellezza del video e 4. Qui siamo in... Io sono anche un videomaker, quindi per me è 3. Bellezza. Bellezza del testo. Allora, bellezza del testo bisogna anche tenere in considerazione che è un testo per una bambina di 7 anni. Bastarda birichina. Bene, dai, 5, mi piace. Dai, 5, ok, 5, no, basta. Do la sufficienza. Questa cosa di mamma e papà mi ha toccato nel profondo. Perfetto. Intonazione, raga, no, io dai, intonazione 8. Io do 9. Io do 9 perché è stata breve. A parte l'autotune, però secondo me Elettra è intonata. Trash 50 per me. Allora, trash, raga, vi ricordo che non è da 1 a 10, ma è da 1 a 60. Io do 52 50, di trash. Dai, perché non so con le altre, è quello il fatto. Il mio totale è 77 su 100, che comunque è un bel voto. Invece il mio è 74. Passiamo alla prossima. Ok. E con sia vita mia, Desideria. Forse tu non l'hai capito che non ti voglio più vedere. Non ti voglio più vedere, hai capito? Oh, non mi interessa. Hai sentito? Quanto sei avvitato? Oh, si sono baciati. Ma avete 5 anni, non potete. Se per tutto amore mio niente te posso umiliare. Abbiamo del talento. Brava Taggericele. Tu mi fai sbattere o cuore. Ma scusa, no, ma scusate. Ma puoi fare le riprese del culetto da una bambina di 7 anni e 3 mesi? È stravolto la vita, voglio solo te. Bellezza canzone, io do dai. un 6 e mezzo. Dai, ci sta, dai, per un me. Un 6 anche per questa. Bellezza del video,
7,5. Un 7. Bellezza del testo. Qui no, diciamo è che è più bello. Se prima ho dato 5, qua almeno do un 6,5. Io un bel 7 qua. Intonazione. No, è brava. Allora, anche intonazione, lei. Secondo me è più brava Elettra, però lei è anche molto brava, quindi darei un bel 8. Io do 8. Allora, io trash da 1 a 60, do 45, raga. Anch'io voglio dare 45. 45 di trashume. Quindi totale mio è 73. Io 73,5, raga, di totale. Quindi per ora questa canzone si classifica al secondo posto. E andiamo alla terza canzone di oggi. E con Bello Pazzerello, Ornella Zocco e Benny G. Bene, bene. Sento già che c'è un 60 su 60 di trash. Sono Benny G, cantante in melodica. Cantante neomelodica doc. Siamo due tipi cresciute nelle strade, niente ci fa paura. Questa qua io la conosco benissimo, questa canzone. L'ho sentita un sacco di volte, ma il video non l'avevo mai visto. È tanto cringe. Bron bron cantato cantato bello. Lo sapevo che ti avrebbe fatto questo. Lo sapevo che ti avrebbe fatto questo. Perché hai insistito per farmi vedere sta roba? Ma dai, stupendo. Cioè, questa qua magari un po' no. Ma cosa c'ho in fronte? Bello. Bello. È pazzerello. Bello, 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 bella, cioè Nossimi. Bella. Io direi che può bastare e passiamo ai voti. Bellezza della canzone. 4 soltanto perché la parte di Benny G è molto bella. Io do un 4 assolutamente. Avrei dato 7 alla parte di Benny G, però purtroppo do un 1 alla parte di Ornella, quindi. Io do 5 come video. E io do un 5 pure. Bellezza del testo. Allora, no, a me non piace il testo. Bellezza del 4. Testo, io 3,5. Intonazione, La Benny G ne sa, però purtroppo Benny ha fatto una canzone in collaborazione, quindi la media fa 4 per me. E invece il trash, io dico 60. Da 1 a 60 do 58. Vediamo un po' il risultato, fai il risultato? 78. Ha superato le altre? Bombo, pazzerello, l'agnello. 74,5 è la mia media, raga, con perfetto Elettra! Okay. Perfetto. Adesso chissà se Elettra è cresciuta e vuole un ragazzo. Ti cerco, ti penso, quando hai fatto tu. Lo vuole il fidanzato? Adesso, ragazzi, il fidanzato lo vuole. Bello, sei proprio perfetto. Elettra dà a tutti, raga. Sì. A cantare è brava, Mi fermo a guardarti, sei un incanto. Mamma, che carini, raga. Attenzione. Che tenere. Niente. No, lei non vuole studiare. Elettra non vuole studiare. Abbiamo già capito. Detto un po' di volte. Non vuole studiare. Dai, io direi basta. L'ultimo ritornello. Allora, raga, bellezza della canzone. Sei. Se, questa qua anche io do un 6 perché secondo me ci sta. Bellezza del video. 5 rispetto alla prima. Un 5 se l'è guadagnato. Bellezza del testo. 6 sempre. Io do 6, dai, diamo il 6, diamo il 6, bellezza. Sono gli stessi voti. Intonazione. Per me ha sempre 9 perché è brava, per me è brava la Eli. Per me 8. Trash, qui mi deludi però Elettra. 45. Questa canzone non mi ha colpito molto. No, in effetti molto. È vero, non è uguale all'altra, quindi anche io un 45. Sì. Il mio totale, raga, è 71. 70 a me. Ok, raga, con Cresciuto tra i pala, Mario Naselli. Cresciuto tra i pala, ora scappo dai guai. Allora, per cresciuto me tra i palazzi, ora scappa dai guai. Tu devi valutare tutto però, non... Dai. Sai che penso ai contanti e lei vuole Gucci e Fendi. Gucci e Fendi qua è l'amico di Nico Pandetta, lui. Sono tutti con sta Gucci e sta Fendi. E gli piace la Fendi, che devono, cioè. Non faccio nomi bang, chiediglielo ai miei friend. Allora, dietro. Gente del ghetto starter pack, collane, tarocche. Poi fanno tipo sempre questi orate, tutte dorate, poi Gucci Gang, sono coi fra, voglio contanti, Fendi. Questo è il starter pack, vai. Cresciuto tra i pala, ora scappo. Madonna, raga, come fa? Ma è una bomba questa. A me piace, raga. Io qua do un votaccio, qua. In giro mi riconoscono, ma la vita sai, parla caia senza un limite. Ah, poi ho notato una cosa. Mettono frasi a caso, sì, spagnole. Sì, spagnole, anche sempre lo fanno. Parla caia, sì. Raga, sono sincero, a me piace un botto la canzone.
carina. Diamo i voti, per me è un bel lottino. Anch'io, 8, anch'io. Bellezza del video. Allora, bellezza del video ti direi un 7, dai. Io ti direi 6 e mezzo, dai. Okay. Bellezza del testo, 6, dai. 6, sufficienze, dai. Poi, intonazione non si può dire, è perché bravo, è tutto autotune, però è un 7. Dai, 7, dai. Trash non è trash questa. Trash questa non è trash, raga. Questa purtroppo si classifica. 20 darei. 18. È un 47 il mio. Raga, per me 45 e mezzo. Ok, raga, siamo alle ultime due battute finali. Meno male. Con Bimba di Daniele. Daniele Marino. Marino. Ma c'hai 6 anni, come ti mi vorrei sposare? Ma tu di testa non sei normale. Ma come? Scusa? Mi vorrei sposare, ma tu di testa non sei quello normale. Che tua ma raga, ma io, questo è. Ma Daniele Marino, ma tu sei me. Quando ti parlo di far l'amore. Ma ragazzi, ma. Un minuto di silenzio da casa. Cioè, ma no, ma come far l'amore? Già sono 3 mesi che stiamo insieme. Ma è tutto questo, ma con un vaso. Dice, stiamo insieme da 3 mesi, neanche un bacio. No, io sono sconvolta, però. Te lo giuro, sono sconvolta. Però vedi, guadagna punti di trash. Voglio il vestitino che ti cade giù. Ma ragazzi, ma, Mirko, ma... basta, io non ma ce la hai abbassato più. Il vestitino, una bambina di un anno. No! Bimba! Na 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 na. Bimba! Passiamo già ai voti, perché qui abbiamo visto fin troppo. Bellezza canzone 4. È il livello di bello pazzerello questa. Bellezza del video. Male, ma male, raga. Male, male. Io 2. Video, io do 3. Bellezza del testo. Qua 2. Perché male, male. No, male. Beh, più vergognoso che un bambino canti sta roba. Male, male. Intonazione 7. Secondo me, intonazione. Sì, ci sta. 7. Perché lui è bravo. Trash. Io do 60. Qua. Io do 57 di trash. 77. Io 73, raga. Totale mio 73. Raga, ultima canzone. Oddio, io sono triste. Sto video mi piaceva con, tanto. M'è spezzato core. Miriana D'Aleo. O core non so poco, manna. Ma tu mi tradito e non ti posso perdonare. No, io non ce la posso fare. Tu eri ragazzo perfetto per me. Però. Ragazzo, ma c'è. Eri il neonato perfetto per me. 8 anni. Lui ho una giovista a te. Ma non si è mai che la la. L'ha tradita, che oh, tronzo. Mannaggia. L'ha tradita. Mannaggia. Con l'altro bambino dell'altra classe dell'asilo. Stava giocando col pongo con un altro. Però un po' infamello, cioè, anche pubblicamente, almeno nasconditi, no? Tu mi hai sposato ora senza giudizio, perciò stasera non mi ha più chiamato. Beh, ha ragione, io ho spezzato il cuore. Aspetta, voglio vedere cosa mi finisce. E tu mi hai tradito con lei. Tu mi hai tradito con lei. Basta! Gay. Dai, diamo sti voti. Bellezza canzone. Io darei un 4, ma siccome questa bambina è bellissima. No, ma io do 6. Questa è bambina è stupenda. Io do 7 soltanto per lei, perché okay. È bella, bella, bella. Poi bellezza video. Io darei un 6, dai, ma dai, do 7 perché lei è molto bella, Miriana. Sì, vabbè, tu alzi i voti perché lei è bella in tutte le parti. Sì, vabbè. Perché mi fa tenerezza, è bella. Vabbè, bellezza testo, il testo. Do un 7. Attenzione. No, io do un 8 perché il testo è molto bello, non per una bambina di 5 anni, però. Intonazione. No, è brava. 8. Vabbè, 6, dai, diamo 6, dai. E trash? No. Non è tanto trash. Si tradiscono tra bambini. Un po' di trash. Diciamo che io do 47. 74 il mio totale, raga. 68 il mio. 68 il tuo? Bene, ragazzi, siamo arrivati alle votazioni finali. Qui dentro c'è il verdetto della canzone più trash della storia. Al settimo posto, con 92,5 punti. Abbiamo fatto la somma. Mario Naselli con Cresciuto tra i pala. Bravo, Cresciuto tra Mario. I pala. Beh, la canzone è bella, però mi dispiace, Mario, tu non sei stato trash. E noi stiamo valutando il trash. Non va bene. Al sesto posto, con 141 punti, brava, si classifica Elettra
Con Perfetto. Con Perfetto, Elettra, a me piace, raga. Immagina Amadeus che ascolta le canzoni di merda e dice così. Brava Elettra. Al quinto posto, con un totale di 142 punti, si classifica Miriana D'Aleo, raga. Mi è spezzato cuore. Brava Miriana. Raga, ma Miriana D'Aleo, scrivete nei commenti, è per caso la sorella di Francesco D'Aleo? Quella chi è Francesco D'Aleo? È quella che canta Stasera tu verrai con me, ti porta dopo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Quarto posto con 146,5 punti. Madonna, raga. Abbiamo Desideria con Sia vita mia. Brava Desideria, bravissima. Ed ora ragazzi, podio. Con 150 punti, raga, cioè qua spaccato quasi la perfezione. Abbiamo Bimba di Daniele De Marino sul non podio. Non De Marino, Marino. Marino, no, è perché sono abituato a De Martino. Ah, ecco. Bravo, bravo, bravo. Cosa bravissimo. È stato penalizzato dal testo, perché il testo è stato veramente a dir poco atroce. Al secondo posto con 151 punti. Madonna, raga. Abbiamo Inizio così di Elettra. Brava Elettra! Elettra, bravissimo! E quindi, ragazzi, se la matematica non è un'opinione, al primo posto con 152 punti e mezzo si classificano Benny G e Ornella Zocco. Bello pazzerello! Un applauso alla canzone più trash della storia del web napoletano. Bene ragazzi, noi siamo contentissimi che questo video sia finito. Raga, io amo i video così. Speriamo di non portarne più come questo, no, quindi non mettete like. Scrivete nei commenti tutte le canzoni trash per la seconda parte. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre lunedì con una nuova reaction. E però ci vediamo prima mercoledì con il challenge. Ciao ragazzi. Ciao raga. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornata e la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.